Terra, sapori e vini, torno in Piemonte per un appuntamento particolare. In questo caso parliamo di sapori, si avvicinano le feste, sapori particolari perché sono quelli che apprezzano tutti quanti, che si gustano di più nel periodo natalizio, ma non solo, si sta cercando anche di farli proporre e consumare nel resto dell'anno. Siamo con Laura Severi, ideatrice di Dettagli Eventi, quinta edizione, una mole di panettoni. Siamo al Principe di Piemonte, qual è la novità di quest'anno? Allora, novità di quest'anno ne abbiamo tantissime, perché tutti gli anni i nostri pasticceri, maestri pasticceri, sperimentano nuovi gusti e ce li propongono a questa manifestazione. Abbiamo gusti, come diceva, interessanti, anche quelli salati, in quanto l'idea è destagionalizzare il panettone. Nicola Fiasconaro è qua con il figlio Mario. Arriviamo da Castelbuono in Sicilia per presentare i prodotti particolari, non solo il famoso vostro panettone alla manna, ma c'è qualcosa d'altro anche. Beh, diciamo che è una tradizione avere il privilegio di inaugurare questa kermesse che di anno in anno acquisisce prestigio. Siamo in una cornice meravigliosa a Torino, che è anche la capitale del panettone. Noi in Sicilia, non famosi per le cassate, per i cannoli, ma anche per i panettoni, si inizia un po' da ragazzi a produrli. Quest'anno l'ultima creazione è il Nero Sublime, dove abbiamo messo della cioccolata di Modica, abbiamo fatto un gioco di confetture con le fragoline di Ribera e di Marsala e una ganache, una crema sempre con la cioccolata di Modica. Gerry arriva dal Molise, che cosa ha portato di nuovo quest'anno? Abbiamo portato la nostra mela autoctona, che è un antico cultivar che noi andiamo a inserire in questo lievitato a tre impasti. E infatti qua vedo tre colori diversi, esattamente? In questo caso abbiamo un prodotto con due colori, con tre cioccolati. E invece quelle ostie caratteristiche lì con che cosa sono fatte? Quelle sono un'antica ricetta della nostra famiglia, tramandata dai nostri avi, che sono a base di noci, mandorle, miele e cioccolato. Noi tutti gli anni proponiamo delle degustazioni guidate, perché è sempre meglio degustare i prodotti con qualcuno che ti spiega come li ha prodotti, per quale ragione è arrivata a produrre un tal prodotto. Luca Spigarelli della ditta Tiglio Servi, siamo nel Lazio, voi presentate quest'anno una cosa particolare alla matriciana. Sì, continuiamo con i nostri panettoni salati, che sono 4 anni che riscontrano successo da parte del pubblico. Quest'anno abbiamo presentato la matriciana e sta avendo un grande successo pure questo, come i panettoni passati nostri, quindi siamo fiduciosi che questa sia la strada giusta per noi, continuare a puntare sul salato. Antonio Cera, Forno San Marco, intanto di dove? San Marco in Lamis, nell'entroterra garganico. Che cosa presenta qua a Torino? Qui ho portato il panterrone, nelle ultime 2 edizioni super limitate. Una verrà prodotta in 100 pezzi, l'altra 10 pezzi. Quella in 100 pezzi è Re Lampacione, un panterrone di grano arso, semi e con lampacione candito, che esprime praticamente il gioiello della terra incastonato nella terra stessa rappresentata dal grano arso. Luca Scarcella, il Forno dell'Angolo, siamo a Torino, e allora che cosa presenta? Allora, presentiamo il nostro panettone, una cosa in cui crediamo tanto, in cui puntiamo veramente, con prodotti di altissima qualità e molto molto ricercati. Ecco, in particolare c'è qualche novità rispetto all'anno scorso? Sì, abbiamo fatto un gusto con cioccolato, albicocca e zenzero candito, per dare il dolce, il piccantino, che è molto particolare. Da Costa di Amalfi, Salderiso, voi avete vinto per 2 anni il concorso di panettoni, con cosa? Allora, 2 anni fa con il creativo, con il limoncello, e l'anno scorso con il milanese. Quest'anno siete di nuovo in gara e che cosa presentate? Frutti di bosco con nella categoria creativo e di nuovo col milanese. Roberto Miranti, Cupido, qua siamo a Torino, zona Parella. Il vostro prodotto principale qual è?
Il nostro prodotto principale è il panettone al marron glacé. Abbiamo adesso in fase di studio, l'abbiamo ultimato ultimamente al passito. Abbiamo fatto una ricerca di laboratorio, abbiamo fatto fare un'analisi biologica per l'acqua libera per una crema molto particolare al passito. Michelangelo Capiello, siamo vicino Caserta, la vostra specialità qual è? La nostra specialità che abbiamo portato qui a una mole di panettone, ci è piaciuto presentarlo in questo contesto, è sia pan mustacciuolo che vediamo in quel roll up che zenzero e ananas. Il pan mustacciuolo abbiamo voluto unire due tradizioni giganti, cioè il panettone piemontese con il gusto del mostacciolo che è campano, mentre zenzero e ananas è un impasto bianco con questo gusto caraibico dell'ananas molto dolce e il retrogusto dello zenzero sempre candito da noi che è leggermente piccante, e questo connubio messo insieme è molto simpatico.